Sebastian Pudo, allora, come commentare questo 3-1 in casa della Semini, una gara che potevate anche pareggiare? Sì, siamo rimasti in partita sino a 5 minuti dalla fine, poi c'è stato un errore difensivo e loro l'hanno chiusa. Abbiamo giocato abbastanza bene, secondo me, con tutte le difficoltà che avevamo ci mancava tutta la difesa centrale. Però va bene così, hanno meritato alla fine di vincere. Non solo giocatori in difesa, centrocampo, anche il portiere, raccontiamo un attimo. Enzo Carta è espulso domenica, non squalificato dal giudice sportivo, però siete intervenuti voi e non l'avete convocato, quindi... No, beh, Enzo è stato allontanato dalla panchina senza neanche che gli sia tolto fuori il cartellino rosso, quindi in teoria poteva anche giocare, però... Abbiamo voluto dare un segno perché c'era stata già una mezza polemica per un'altra situazione creata sì, a nostro svantaggio, quindi abbiamo preferito agire così. Non vogliamo fare pubblicità di questa cosa, per noi era giusto fare così a stop, non va neanche di andare troppo avanti con questa. Beh, in ogni caso un gesto che non si vede spesso, tra l'altro rimarcato anche dal vostro ex allenatore Marco Piras, che ha riconosciuto la vostra sportività. Tra l'altro da noi ha giocato un portiere, non è che abbiamo messo un difensore, quindi in ogni caso non è che questo gesto significava dire perdiamo sicuro. Abbiamo fatto la nostra partita ugualmente.